Salve a tutti, siamo qua stamani parlando del problema annoso della tratta ferroviaria Arezzo-Firenze, dove il problema dei pendolari da anni sta danneggiando parecchi cittadini che lavorano e studiano a Firenze. Io lascio la parola a Tommaso Pierazzi, che è un noto attivista 5 Stelle, che è in contatto con i comitati della zona per capire la problematica in essere. Sì, diciamo, io mi trovo qua più che altro perché come Movimento 5 Stelle a livello locale, io sono di San Giovanni Valdarno, nel Valdarno ci siamo subito attivati tramite i vari comitati per, diciamo, dare una forma istituzionale a tutte le varie istanze che portano ormai da anni i comitati come richiesta nei confronti della regione. Ci sono un sacco di problemi che non vengono risolti, problemi tecnici come può essere il discorso delle tratte, la linea lenta e la linea veloce, anche delle richieste che poi sono anche di buon senso, come può essere semplicemente avere un treno la mattina che possa portare entro le 7 un pendolare dal Valdarno a Firenze. Si parla di circa 8.000 pendolari nel Valdarno che si muovono per studio o per lavoro. La regione parla di 10.000 a volte posti a disposizione, ma logicamente distribuiti su degli archi orari che non sono quelli che confanno poi dopo ai vari pendolari. Noi come attivisti locali ci muoviamo tramite comitati. Per poter dare voce a loro l'abbiamo fatto nei singoli consigli comunali presentando delle mozioni dove abbiamo cercato di spronare i primi cittadini, i sindaci, visto che istituzionalmente sono coloro che devono tutelare la salute dei cittadini, per anche il discorso di come sono messe le carrozze, eccetera. Però quello che è successo quest'estate ci ha ancora di più evidenziato un silenzio assordante di tutti i sindaci, che non si sono minimamente mossi e preoccupati dei vari problemi, dalla porta che si è staccata, i ritardi, eccetera. Quindi la nostra collaborazione, adesso ci sono i consiglieri regionali, è quella di iniziare a piccoli passi a portare il problema laddove nasce, cioè in regione, e quello che è il primo abbozzo di lavoro insieme è stata appunto l'interrogazione che a breve verrà presentata. Sì, noi presenteremo un'interrogazione perché siamo stufi di ascoltare dichiarazioni sulla stampa. I cittadini non hanno bisogno di dichiarazioni, ma hanno bisogno di soluzioni. Quindi interroghiamo nero su bianco la Giunta regionale, l'assessore Ceccarelli, perché dia risposte in merito, perché così si possa risolvere questo problema una volta per tutte.